per quello che è il nostro progetto di cammino, dobbiamo prendere le cose positive di questa partita, sicuramente non i primi 7 minuti di gioco, dove abbiamo iniziato in maniera un po' morbida, un po' emozionata, non lo so, questo poi è difficile da valutare, sicuramente non in maniera appropriata. Poi devo dire che i ragazzi sono cresciuti, abbiamo giocato fondamentalmente in maniera più aggressiva, quindi abbiamo giocato duro come deve essere nelle nostre caratteristiche. Da questo poi è partito tutto, cioè sono partiti i migliori attacchi, i migliori contropiedi, siamo riusciti a tenere il nostro ritmo di gioco fino ad arrivare a un finale punto a punto dove abbiamo avuto anche un pallone per allungare decisamente, per andare su più 5 e poter forse dare un risultato diverso alla partita, però noi abbiamo sbagliato, sono stati molto bravi loro a scendere e a fare un canestro importante con Blizzard e a riprendere l'inerzia. Siamo stati un po' sfortunati con l'infortunio di Marco, perché in quel momento avevamo forse il miglior ritmo dall'inizio della partita e questo ci ha proprio promesso le rotazioni finali, però fa parte del gioco e anche merito sicuramente agli avversari per la loro partenza, con grande nostro demerito come ho già detto, ma per il finale, quando abbiamo messo la testa avanti, sono stati bravi a riprenderci e a poi a portare a casa. Direi che gli alti e i bassi rispecchiano per filo e per segno quella che è la caratteristica adesso della squadra, ma quella di non riuscire per ora a dare continuità per 40 minuti con il gioco aggressivo, con precisione. Difficile giocare veloci. Hai fatto un'affermazione corretta, nel senso che è la caratteristica in questo momento di molti dei nostri giocatori, quella di avere degli alti e bassi, ma è una caratteristica tipica di ragazzi giovani, di ragazzi che hanno una responsabilità importante, hanno un minutaggio importante e quindi devono avere abitudine, devono acquistare abitudine partita dopo partita a mantenere alto il loro livello di durezza, non tanto di attenzione, perché di attenzione ne hanno veramente tanta e sono sempre molto molto concentrati, con il livello di durezza che non è facile da acquisire e che va mantenuto con costanza. Senti, sul meno 16 però hanno dimostrato, si sono ricompattati, sono partiti, e meno male, è difficile poi fare la partita sul meno 16. Sì, due volte, sia all'inizio dove comunque abbiamo preso una trambata iniziale, sia poi nella ripartenza del terzo quarto dove recupera una volta, nella testa è difficile dire adesso recuperiamo un'altra volta, invece si sono messi lì, gambe piegate, difesa dopo difesa abbiamo ripreso la partita. Peccato, poteva essere una vittoria, però assolutamente è un risultato che rispecchia anche l'andamento della partita. Alla fine l'avremmo vinta sicuramente col cuore, non avremmo rubato nulla, però insomma, l'andamento della partita è stato sinceramente più in mano. Non ci capiterà, credo, qualche volta anche di iniziare 0 sport da 3 con gli altri che invece iniziano non so quanto, però. Ah sì, ma poi la pallacanestro è fatta di episodi, al primo tiro l'ha fatto Raspino, ha toccato 4 volte il ferro, è uscito, se Raspino mette il primo 3-0 cambia l'inizio della partita, perché poi le emozioni in campo sono anche dettate da questi particolari. Poi l'ha fatto canestro, noi un po' meno. Le cose positive che registri, quelle negative? Sia positive che negative? Ma le cose positive sicuramente abbiamo avuto ottimi sprazzi da tutti, abbiamo avuto ottimi sprazzi dalla Ganà, da Chilo, da Lombardi, da Raspino, da Hollis, da Bosco, da Infante, da tutti quelli, da Berti, da tutti quelli che ho messo in campo, che lo stesso Monta è entrato 2 minuti e ha dato una mano, quindi abbiamo sicuramente avuto da tutti delle cose positive, come abbiamo avuto dei cali da qualche giocatore, ma questo ripeto lo sappiamo, sarà un campionato durissimo, perché non ricordo in settimana ho visto una previsione di classifica o meglio di roster, il rapporto di classifica e rapporto ai roster, effettivamente abbiamo tanti roster davanti a noi sulla carta, noi contiamo giornata dopo giornata di andare a prendere qualcuna di quelle che abbiamo davanti, perché i nostri margini sono sinceramente più ampi rispetto ad altre formazioni, abbiamo giocatori esperti, giocatori finiti con tutto il rispetto, ma finiti nel senso tecnico, quello sono e quello rimangono per la stagione, noi invece abbiamo qualche margine in più sicuramente. Ma il problema di Laganà è già dove avevamo avuto l'europeo?
No, ho avuto un crampo. All'Europeo ho avuto un problema al flessore della coscia, ho avuto un crampo, Niente, vedere, purtroppo in un momento in cui lui stava giocando bene e la squadra era assolutamente la rete, però calma. Stavo guardando dati dei rimbalzi, per quello che possono valere i numeri, però in Panteoni su quei rimbalzi in due era grande un margine 12, è solo questione di essersi trovati lì in quel momento o magari c'è da lavorare? Infante non è mai stato un rimbalzista da statistiche, ha sempre tagliato fuori il proprio uomo e i rimbalzi solitamente li prendevano quelli che giocano vicino a lui. La Ghana ha nelle caratteristiche di prendere rimbalzi difensivi, noi lavoriamo molto perché i rimbalzi difensivi siano recuperati da giocatori esterni, perché poi la dinamicità del gioco è a porte i piccoli ad andare spesso più rapidamente sulla palla. L'importante è avere consistenza a rimbalzo e per quello che ho visto oggi in campo, nel momento in cui abbiamo difeso, devo dire che li abbiamo tirati di tutti. Quindi questa è una nota positiva, però ecco, ripeto quello che ho detto prima, cioè abbiamo avuto dei momenti di grande intensità, dei vuoti, momenti di grande necessità e dei vuoti. Questo fa parte delle caratteristiche individuali che piano piano abbiamo ricambiato. Adesso Capodorano Torino. Per andare è complicato, Capodorano, poi Torino in casa, poi Napoli in casa, poi andiamo a Trieste, è complicato, però è anche molto lungo, è vero che ci sono sicuramente 7-8 squadre di primissima fascia e altre 2 o 3 sulla carta un filino inferiore, però insomma, ci sono anche le altre e poi noi contiamo di giocarcele tutte, cioè, questa ce la siamo giocata, contiamo di andare a giocarci le partite di esperta come in casa contro i big team e di provarsi, poi vediamo quanto miglioriamo e quello che riusciamo a fare. Sarebbe stato bello vincere perché sicuramente la cornice di pubblico lo meritava, il palazzetto ha incitato la squadra per tutta la partita, quindi sarebbe stato bello vincere. Però ho una squadra giovane e devo fondamentalmente vedere gli aspetti positivi e devo insistere sugli aspetti positivi perché una squadra giovane la caratteristica principale è che non perde entusiasmo, aggressività e che acquisti, non che abbia, perché alcuni di questi giocatori devono ancora acquistare fiducia. Con tutto rispetto alla Spino, è un giocatore che oggi è stato in campo per molti minuti e che viene da un'annata dove non è stato in campo per molti minuti. Un conto è giocare degli spiccioli di partita e un conto è giocare per dei tiri importanti come oggi si è preso, è stato sfortunato in un tiro da 3 punti nel quarto su un tiro rovesciato sulla linea di fondo con la mano sinistra che ha fatto una roba che se entra va negli highlights per 2 mesi. Quindi è un ragazzo che sta in campo tanti minuti, che deve abituarsi a stare in campo e avere responsabilità diverse da quelle che ha avuto nel passato. Ho visto anche da lui delle bellissime cose, io devo vedere quelle perché devo dare la fiducia, costruire e dare e mantenere la fiducia a questo gruppo di ragazzi. Soddisfatto? A posto? Grazie. A voi. Grazie. Grazie.